Giulio Andreotti è stato e rimarrà per sempre una delle figure più importanti, più significative della storia della Repubblica Italiana. Una personalità perturbante, monolitica, che ha influenzato non solo la politica, ma anche e soprattutto la società. Società presso la quale è conosciuto con vari soprannomi. Ad esempio Papa Nero. Papa perché per il mondo cristiano e non è forse la figura che più ha rappresentato il potere. E Nero per gli affari, per le macchinazioni e per le controversie che hanno lastricato la vicenda politica e umana di Andreotti. Lo Zugiulio, come è stato chiamato in più di un'aula di tribunale, è infatti stato sul banco degli imputati per una lunga serie di capi di accusa di stampo mafioso. Per alcuni è stato assolto, altri sono caduti in prescrizione. Per Craxi e i socialisti invece era il diavolo, o meglio, un diavolo, Belzebù nello specifico, per tutti alla fine, tra i quali Paolo Sorrentino, era il divo. Come Giulio Cesare, con il quale condivideva tanto il nome quanto l'immortalità nel bene e nel male.